Ben ritrovati. Devo tornare sull'ospedale della Fiera perché mi ha ricordato l'ordine che si metteva sulle navi borboniche al tempo di Ferdinando. Forse qualcuno di voi lo sa. C'era un ordine sulle navi borboniche. Quando passava il re o quando doveva venire qualche importante personaggio, allora c'era scritto molto chiaramente: chi sta a prua va a poppa, chi sta a poppa va a prua, facit amuina. Per essere, diciamo, per uscire dalla lingua madre, sapete che io sono napoletana, mi sembra che in Fiera si sta facendo il gioco delle tre carte, per renderla più chiara possibile. Voi sapete che dovevano andare in Fiera, l'ospedale è stato costruito, non è stato ancora completato, ma sappiamo che entro il 10 febbraio dovrebbe essere consegnato al Policlinico, ma è stato costruito espressamente perché si temeva che non avessimo tutti i posti letto per la terapia intensiva e subintensiva. Ricordate, l'abbiamo detto, 152 posti letto, terapia intensiva e subintensiva. Ebbene, sappiamo adesso, le ultime notizie, che non sarà così. Cioè, quei 152 posti non saranno destinati alla terapia intensiva, parentesi, però potrebbero, perché sono posti modulari, così si chiamano, ma al momento non sono destinati alla terapia né intensiva né subintensiva, perché, guarda un po', si è capito che è meglio che quelli che stanno in terapia intensiva e subintensiva restino al Policlinico, perché sono più protetti, perché hanno ovviamente una rete di medici e di protezione anche extra letto, molto più adeguata. Quindi chi ci va? Ci vanno tutti quelli che invece sono malati di Covid, ma sono malati in maniera più leggera. Ora, in tutto al Policlinico ci stanno 160 persone malati di Covid, fra i 32 che sono in terapia intensiva e tutto il resto. Si trasporteranno tutti lì, cioè 160 meno i 32 che stanno in terapia intensiva? Neanche questo è molto chiaro. È chiaro solamente che si è fatto questo ospedale che è costato e costerà ancora di più, al momento è costato già un occhio della testa, da 8 milioni e mezzo siamo passati a 17 e mezzo, cresceranno perché vi ricordate devono ancora fare i bagni perché se li erano scordati. Ebbene, questo ospedale non sappiamo alla fine che cosa farci e ci stiamo scervellando per capire come utilizzarlo al meglio. Voi lo sapete che sul latte versato non è inutile pensarci, è inutile versare lacrime, però insomma bisogna ragionare, riflettere, giudicare e poi prendere delle decisioni. Al momento, appunto, l'unica cosa che si capisce è l'opera borbonica. Facit amuina. Ci vediamo domani.